delle persone che mi hanno fatto appassionare a questa cosa, cioè senza dover andare a scuola a tutti i costi. Poi vedo molti ragazzi, ho visto molti ragazzi più che altro ai tempi, adesso la situazione è un po' diversa, che dicevano: vabbè, vado alla scuola di musica così lo faccio anch'io, vado alla scuola di fonico, spendo 10 milioni, vado alla SAE, e poi uscivano e andavano a fare fruttivendolo, perché non c'era, cioè non bastava andare a imparare il mestiere se non riuscivi a applicarlo poi a quello che veramente ti interessava. E se non ci sono gli altri elementi che abbiamo prima un po' affrontato, cioè anche l'ambiente culturale, il contesto che poi ti aiuta a sviluppare quella che è una tua competenza, una tua skills, ecco, non basta apprendere quella skills per poi riuscire a far diventare automaticamente un lavoro. Va bene, passo un altro. 2006. Ma allora, questo pezzo mi aiuta un po' ad affrontare questa cosa, anche il tuo Questo lavoro, era Babaman. Babaman, dove tu hai curato diverse cose. E quindi volevo affrontare con te questo aspetto professionale del curare il lavoro di un altro, e poi quello è un periodo dal 2006 in poi, dove insomma anche le major hanno un po' aperto gli occhi e quindi hai avuto l'opportunità di lavorare in contesti diversi da quello che magari. Ma in realtà io nello specifico ti posso dire che in realtà qui si interrompe il mio rapporto con le major, proprio qui con Babaman, nel senso che io esco da due, uscivo da due esperienze, quella di Mondomarcio che era iniziata nel 2004, quindi diciamo 2004-2006 più o meno, dove abbiamo prodotto e realizzato il primo disco di Marcio, in realtà prodotto, ma nel senso l'ho realizzato io in studio con, cioè eravamo io e Marcio praticamente, abbiamo fatto questo disco nel 2004, che era un disco di, diciamo, un 2.0 per la scena italiana, perché Marcio era fortissimo ai tempi ed era giovane ed era una novità ed era uno che anche lui faceva tutto, nel senso che scriveva, produceva e aveva un talento pazzesco. E quindi diciamo, io ho visto questi due fail personali, però ho avuto un brutto rapporto nel momento in cui ho dovuto portare prima Marcio e poi Baba nelle major sostanzialmente. Cioè il discorso era: questa cosa arriva oltre a quello che è la nostra possibilità di gestirlo. Abbiamo bisogno di strutture più importanti, andiamo a proporre il prodotto. Allora, io col primo disco di Marcio e col primo materiale di Marcio non ce l'ho fatta, nel senso che non, forse il mercato non era ancora pronto, perché era un po' presto, perché in Italia si arriva sempre un po' dopo anziché anticipare i tempi, no? Quindi mancavano probabilmente ancora un paio di anni. La seconda cosa l'ho fatta con Baba, nel senso abbiamo fatto lo stesso esatto percorso che con Marcio. Baba era un ex rapper che si era tanto appassionato al reggae, tanto che a un certo punto mi ha detto: sai che cosa, io smetto di rappare, voglio fare solo reggae. Ah, io iniziavo a registrarlo, poi veniva in studio a me e dicevo: cazzo, è forte però Baba, cioè è forte a fare reggae, ma proviamo a fare qualcosa. Abbiamo creato il primo disco di Baba, che conteneva una canzone che si chiama Principessa, che forse qualcuno di voi ricorda, che secondo me era fortissima come erano fortissimi tanti altri pezzi del disco, Ganja Friend, c'erano dei pezzi fortissimi in quel disco, tutto prodotto da me e da un paio di altre persone, diciamo, però le produzioni più importanti, insomma, avevamo impostato io il progetto. E anche lì è stata la stessa cosa, io ho portato i brani da far sentire in radio, mi ricordo sono stato chiaramente a Radio DJ e tutto. I commenti erano sempre un po' vaghi, no? Tipo: sì, non è male, bello, però ci sono troppe parole in giamaicano, bisogna cambiare le parole in giamaicano, perché? Cioè, non puoi dire anziché girl, dici gal, non va bene. No? E la dimostra, io dopo un po' poi io perdo la pazienza, quindi non, cioè, sentire cazzate da gente incompetente è una roba che proprio non sopporto, cioè non mi piace stare al gioco, onestamente, no? E fare mille modi. Per me è così, funziona così, se va bene prendi, se no lasci. Il risultato è stato che, diciamo, i primi due dischi di Baba che ho prodotto, che ho comunque seguito personalmente, poi dopo l'ho seguito
anche quando lui ha avuto altri percorsi artistici, nel senso che abbiamo continuato a lavorare assieme, io ho continuato a mixare buona parte dei suoi dischi, a dare un po' di consulenze, eccetera. Siamo comunque rimasti amici in ottimi rapporti, abbiamo fatto anche un mixtape assieme poi qualche anno dopo. Però il risultato è stato che Baba si è creato una carriera con quei due dischi e ha creato dei classici. I pezzi che mi erano stati rimbalzati, che nello specifico erano Principessa e questo pezzo che avete sentito adesso, che io alla fine ho messo su un mixtape, un anno dopo, nel 2007, avevano 5 milioni, anzi forse questo ne era di più, era arrivato a 8 milioni di visualizzazioni su YouTube in quegli anni lì, non oggi, in quegli anni lì, l'anno dopo. E quindi chiaramente chi aveva ragione, a posteriore avevo ragione io, ma chiaramente forse è andata meglio così, nel senso che chissà dove ci avrebbe portato poi un contratto, una presa in carica da una major. Questo non lo so. So solo che io lì mi sono detto basta, cioè cancello qualsiasi tipo di legame che ho contrattuale con qualsiasi tipo di etichetta indipendente, faccio tutto io, basta. Se devo vendere 4.000 copie, almeno ho fatto due conti, almeno guadagno, cioè metto in tasca tutti i soldi che mi devono arrivare. E da lì ho deciso di proseguire con questo percorso. La cosa che dicevi tu, Fabio, è vera. Chiaramente si sono aperte una serie di situazioni artistiche con le major, che nel frattempo hanno indorsato i vari personaggi, no? Perché poi dopo quell'anno lì è stato l'anno, è partito Marcio come primo pezzo quando è stato preso da Warner, ma perché Marcio funzionava, perché era l'Eminem, cioè è stato un po' buttato lì come l'Eminem disagiato italiano, il ragazzo con i problemi assistente sociale, cioè era esattamente un po' quella la meccanica mediatica che l'ha fatto funzionare. Anche su lui chiaramente era fortissimo, anche con quel disco lì che ha prodotto lui. Poi subito dopo è uscito Fabri, che aveva già costruito una fan base fortissima che stava esplodendo, cioè la fan base di Fabri non vedeva l'ora che lui uscisse con un disco ufficiale. Quando è uscito il disco ufficiale di Fabri si è sommata la sua fan base con la sete mediatica di questa novità del rap, e quindi è stata un'esplosione. Fabri è stato proprio il primo che è esploso. E poi sono saliti sul carrozzone tutti, nel senso che i Club Dog erano lì, erano i nuovi Sangue Misto, no? Erano un po' la musica della periferia che arriva ai fighetti, sostanzialmente. Era un po' la nuova musica degli Zarri, i Club Dog, quello che può adesso essere un Massimo Pericolo, se vogliamo fare un esempio di, cioè un rap di qualità, però ascoltato da gente che non arriva dal rap, cioè da gente che arriva da fuori. Adesso è normale, però comunque 15 anni fa questa cosa era un po' destabilizzante, perché di solito il rap veniva ascoltato solamente da chi ascoltava rap, non da chi era fuori. Sì, che è stato un po' l'uscire dalla nicchia. È stato uscire un po' dalla nicchia, che in America era successo 15 anni prima e noi ci siamo arrivati nel 2006 sostanzialmente. Che poi il lavoro tuo sulla nicchia è quello che ti ha creato la tua identità, no? Il lavoro precedente tra il 2000-2005, cioè pubblicare materiale quando non lo faceva nessuno, ha creato la tua identità. Io non mi sono mai tirato indietro a lavorare con gli altri, cioè se mi viene proposta una collaborazione, una produzione artistica da un'entità diversa dalla mia o più grande, ho fatto un sacco di collaborazioni anche a caso con situazioni mainstream, gruppi rock, gruppi, robe che poi magari non sono mai uscite, remix. Se il progetto mi interessa, io ho sempre fatto tutto. Cioè nel momento in cui mi proponi una produzione per Gue Pequeño, non vedo perché non dovrei farla, mi piace come rapper, se è una produzione che mi rispecchia, non ci vedo niente di male. Quindi comunque negli anni ho avuto le mie possibilità di lavorare anche a livello ufficiale con l'industria. Non mi sono mai infilato in questi meccanismi, ma proprio per una scelta mia personale, che era dettata dal fatto che per me appunto la musica non era dettata da delle scadenze di mercato o dal fatto di dover appunto seguire degli indirizzamenti, la classifica, la playlist, la cosa, cioè poi non c'era ancora Spotify ai tempi, ma appunto avevo altre esigenze e ho seguito quelle fino a che appunto la cosa poi non è implosa, nel senso che siamo arrivati a un punto tale dove la musica non ha assolutamente praticamente più importanza, e questo è stato il punto di rottura per me di rottura col mondo dell'hip hop. Ma anche giusto per dire, seguire un ragazzo come Babaman senza essere la parte del rap e farlo quindi da produttore, no? Il produttore,
quale abilità, quale skills uno deve avere per riuscire a entrare in feeling e far uscire un qualcosa di piacevole per tutti. Allora, credo che quella del produttore sia una abilità. Ci sono dei documentari molto interessanti su Netflix in generale, secondo me, che poi la gente non guarda perché guarda le minchiate, però ci sono anche delle robe interessanti. Per esempio quello su, forse l'avete visto, quello su Dr. Dre e Jimmy Iovine, perché lui si dice Iovine perché è italiano, Jimmy Iovine di Aftermath, eccetera, eccetera. Che è un produttore storico, la sua storia è esemplare, ma anche Clive Davis, che è un produttore ormai quasi forse novantenne, che ha iniziato negli anni 50 a produrre, c'è tutta la sua storia, no? Su Netflix, bellissima. E questa è gente, diciamo, chi produce deve avere una visione sostanzialmente, deve capire che ha in mano un materiale che funziona e deve capire come farlo funzionare, cioè qual è il, diciamo, la chiave per farlo funzionare, la produzione giusta. Allora, io credo che questa cosa mi ha insegnato molto, perché ovviamente ovviamente poi nessuno lo sa, ma ci sono tantissimi altri progetti che io ho seguito che non sono mai andati in porto. Ho iniziato la produzione di una serie di progetti in quegli anni allucinanti, con l'idea di poter arrivare da qualche parte. Li ho sempre mollati a un certo punto, perché ho capito che non era il mio ruolo, nel senso che io mi sono sempre messo in primo piano perché voglio fare musica io, non voglio fare musica di altri, non mi interessa confrontarmi con l'ego artistico, con le personalità di altre persone che devo gestire e poi devo incanalare da qualche parte, devo prendermi cura del fatto che quello che avevamo in mente venga rispettato. Non mi interessa, io faccio musica solo per me. Io sarei tutto. Allora, qui siamo 2012. Allora, questo pezzo che è fatto con Gaemon e Marco Polo ci aiuta un po' a parlare anche delle esperienze all'estero, no? E quindi anche la ricerca di trovare nuove passioni, di confrontarsi con qualcun altro che magari ti apre un po' il cervello. E che è fondamentale dopo, cioè questo è 2012, quindi uno, cioè la propria carriera è già consolidata, quindi riuscire a trovare nuovi spunti, nuove cose è essenziale. Sì, allora diciamo che poi dopo magari ne parliamo anche nella parte finale, dove immagino si parlerà del mio distaccamento dal rap, però secondo me una cosa fondamentale è che non manchi mai la curiosità e lo stimolo di fare robe nuove, perché sennò il problema è che tu ti ritrovi, qualsiasi lavoro tu faccia, a essere in un loop, no? Di robe che sei abituato a fare, le fai bene, non ti metti mai più in gioco, poi alla fine crepi e hai fatto sempre quel lavoro lì in loop per tutta la vita. C'è chi è contento così anche a livello artistico, però per me è un problema questo, quindi nel senso, in Italia in quel periodo non avevo delle grandissime prospettive, quindi ho iniziato a provare a investire un po' sull'estero, andando spesso a New York, portando delle produzioni che mi hanno anche dato parecchie soddisfazioni, nel senso che sono riuscito a piazzare delle produzioni a dei personaggi che storicamente per me erano molto importanti, con cui ho, insomma, sono cresciuto musicalmente. Con alcuni di loro è stato anche bello condividere delle esperienze artistiche, cioè questo gruppo The Beatnuts, che per me è uno dei gruppi storici diciamo di New York, che mi ha proprio cresciuto negli anni 90, con cui a un certo punto per una serie di situazioni dopo mi sono ritrovato in tour con loro, ho fatto un paio di tour, ho suonato anche in America, abbiamo girato tutta l'Europa come DJ di questi gruppi, e la cosa che per me è stata una grande sorpresa è verificare che diciamo questo tipo di linguaggio musicale, che probabilmente vale un po' in tutto quello che è artistico, però in realtà non l'avevo ancora sperimentato, cioè nel momento in cui tu arrivi a un certo livello a fare un lavoro viene riconosciuto, cioè tu parli praticamente lo stesso linguaggio anche se non parli la stessa lingua, no? Quindi se tu vai in America e sei capace di fare una roba, se sei croato, se sei italiano, spagnolo, sudamericano, conta poco. Cioè, infatti l'industria americana ultimamente, la discografia soprattutto, è stata
quasi rivoluzionata da personaggi che arrivano da fuori, fonici, insomma, tecnici, addetti ai lavori, videomaker, che hanno portato, diciamo, il loro bagaglio culturale e la loro passione all'interno di una, di una società che ha tanti difetti, ma sicuramente ha il pregio di essere, ricettiva da un punto di vista artistico. Ecco, quindi ho avuto una soddisfazione personale di riuscire a collaborare, per esempio, con Marco Polo, che era uno dei produttori, diciamo, della nuova generazione che io seguivo di più, che apprezzavo di più, conosciuto in tour. E appunto poi dopo abbiamo realizzato questo progetto assieme a Gaemon, e poi è nata un'amicizia che comunque chiaramente continua anche oggi, e poi ci ha portato in tour assieme, ho fatto delle cose con Marco, eccetera, e ci diamo una mano reciprocamente su una serie di cose. Questa cosa l'ho sfruttata un po' per tutto, nel senso che ho capito che in ogni paese dove tu vai ci sono delle persone che probabilmente hanno fatto la tua stessa esperienza nello stesso campo e sono arrivate al tuo stesso livello. Credo che appunto valga da tutti i punti di vista, se uno balla, se uno magari, cioè, non so, dipinge, se uno fa musica jazz. Credo che arrivato a un certo punto puoi permetterti di aprirti a quello che c'è all'estero, se ti interessa. E questa cosa ha funzionato. Chiaramente è difficile rimanere, cioè, per lavorare costantemente con l'estero dovresti vivere all'estero. Non è possibile farlo a distanza, anche se è possibile scambiarsi delle sessioni di software, ma non è possibile, cioè, i rapporti vanno mantenuti, diciamo, a livello personale, altrimenti questa cosa si perde. E il discorso, forse si torna un po' al discorso delle connessioni che c'era prima, no? È chiaro che Sting fa il disco con Shaggy a distanza senza problemi, però se delle persone devono creare, devono collaborare senza conoscersi e senza un fine, diciamo, prestabilito dietro, deve esserci per forza la comunicazione, deve esserci per forza la frequentazione, ed è un po' quello che succedeva, che è sempre successo anche negli anni 90. E mi sono ritrovato questa cosa e sono contento. Poi, diciamo che dopo un po' mi sono detto: vabbè, adesso basta, troppi viaggi, mi costa troppo questa cosa. Ti ha persona. permesso di viaggiare, cioè di conoscere un sacco di gente, un sacco di posti. Oh, proseguiamo, adesso ti metto questo pezzo che invece dove non rappi. E magari è meno conosciuto. Vedi, non sai che. Oh, non si sa mai che ho sbagliato, questo è loop therapy. Ok? Allora, questo è, vabbè, poi spieghi magari tu chi sono i loop therapy, e ci permette di parlare anche della collaborazione con chi non arriva dal rap, con dei musicisti. E questo secondo me è interessante come percorso, anche perché tu più spesso e volentieri hai detto: cavoli, mi sarebbe piaciuto suonare uno strumento, no? Imparare, saper suonare bene uno strumento, anche se l'ultimo disco. Qui fai delle parti da DJ. In realtà la produzione, questo è un remix, la produzione è mia, ho usato delle tracce dei Loop Therapy che ormai sono praticamente sciolti, erano un gruppo jazz funk di Milano con cui ho collaborato, e la cosa è stata curiosa perché sono stati loro a cercare me. Io sono sempre un po' scettico su questo tipo di. Sono sempre stato un po' scettico perché da integralista, appunto, ho sempre tenuto un po' tenuto i remi in barca, perché è difficile trovare delle persone con cui collaborare che non siano turnisti, che ti fanno il compitino. Trovare delle persone che hanno magari degli stessi interessi, degli stessi stimoli da un punto di vista di. Cioè, che arrivano da un percorso Un diverso, background da un diverso. background diverso. E devo dire che con i Loop Therapy è nata questa possibilità. È nata prima con un pezzo che abbiamo realizzato sul loro primo disco. Poi, beh, in questo caso io ho fatto sul secondo disco, già non avevo più voglia di rappare. Un disco di un paio di anni fa, forse. E quindi gli ho fatto un remix con degli scratch, insomma, insomma, gli ho fatto degli altri tipi di contributi. Però ecco, da lì è nata un'apertura mentale
che mi ha un po' rinnovato, nel senso che io per 2 anni ho portato in giro uno show dal vivo dopo anni che giravo solo con... cioè ci sono arrivato ovviamente dopo, Fabio mi guarda e mi dice affanculo, io lo faccio da 20 anni. Però è vera questa cosa, io arrivo sempre dopo su questo tipo di cose. Mi ha permesso di portare uno show con i musicisti, o comunque rinnovato a livello estetico e di sound, finalmente realizzando quello che era un po' la mia fissa, cioè il fatto di usare dei musicisti, però di fare uno show hip hop che suonasse come i dischi, perché io di solito quando vedo una cosa che non suona, cioè se io vado a vedere un gruppo anni 80 e il gruppo anni 80 fa una canzone bellissima di quegli anni, però non usa gli stessi suoni, un po' mi fa incazzare. Quando io vado a vedere i Colle del Fomento, che sono ovviamente uno dei miei gruppi storici preferiti italiani, sono grandi amici, che però fanno i loro classici sulle strumentali americane, un po' mi fa incazzare, perché voglio sentire la base originale. E quindi mi ha sempre frenato lavorare con i musicisti dal vivo, perché è sempre stato difficile ricreare il suono. Il compromesso è stato quello di rifare le batterie originali e usare gli strumenti che facessero esattamente le stesse cose che c'erano nei dischi, con gli stessi suoni dei dischi. Quindi siamo riusciti a creare una forma per i pochi, insomma, che l'hanno vista in quei 2 anni. Devo dire, veramente interessante. Forse in Italia è stato il primo esempio di questo tipo di traguardo voluto, no? Forse nessuno era interessato a farlo prima. Questa cosa mi è servita anche nei confronti di quello che è stato poi l'approccio live dell'ultimo progetto, che si è spinto addirittura molto oltre, nel senso che addirittura anche la batteria è suonata con i suoni, coi suoni elettronici. Comunque, vabbè, questo è un altro discorso. Sì, e qui devo dire da cosa nasce cosa, nel senso che per l'ennesima volta confermo che l'apertura l'apertura mentale di frontiere, di idee, di scambio di cose ha portato me in determinate direzioni e ha portato i Loop Therapy in altre direzioni, nel senso che credo che ci sia stato questo periodo dove in particolare con Cesare, che era il bassista, e con Fabio, che è il tastierista, che c'è anche sull'ultimo disco di North of Loreto, lui poi ha intrapreso un percorso, ha fatto questo disco bellissimo che si chiama The Monolith, come viso, se avete modo di sentirlo c'è anche in digitale, e credo che poi, ecco, in un periodo storico come questo sia importante farsi influenzare da tutti quelli che hanno uno spirito indipendente, nel senso che è anche l'unico modo, cioè non c'è più influenza al di fuori di questo, nel senso che il nostro ambiente, quello che era un ambiente stimolante, che era un ambiente di scambio e di competizione, è diventato solamente un copia e incolla di una roba che fa qualcun altro. E nel senso, non c'è più niente da dirsi, non c'è più niente di cui parlare, perché è vera questa cosa, perché l'unica cosa di cui puoi parlare sono le cose di prima, perché sulle cose di adesso c'è poco da dire.